siamo abituati in un mondo che ci insegna ad avere un risultato. Normalmente se facciamo una cosa è per ottenerne un'altra. Vi faccio un esempio banale, scelgo una scuola e poi un'università perché voglio fare quella professione o quell'altra. Mi faccio un vestito perché devo andare a un matrimonio, o per fare una performance, o perché mi serve un abito da sera, nel mio caso ovviamente che cucio. Ma questo è estendibile a tutte le circostanze e le situazioni della vita. Fare le cose giusto per il gusto di farle è una cosa che non appartiene molto alla nostra cultura. Però, attenzione, per chi come me è nata e cresciuta da artista, non è che io improvvisamente ho scoperto il burlesque e sono diventata un'artista. Io ho fatto l'istituto d'arte, ho una sartoria teatrale, dipingo, disegno, faccio sculture da sempre. E da quando ero piccola mi chiedono: ma perché stai facendo questo disegno? Ma perché stai facendo questa scultura? Allora, per chi è artista, questo dentro, cioè, per chi nasce così come sono nata io, ce ne sono tanti come me, e sono sicura che anche dentro di voi c'è questa caratteristica, noi conserviamo la possibilità, senza giudizio, senza autogiudicarci, di fare le cose per il piacere di farle. Ok? Quindi questo è il tema di questo video. Ora, perché ho fatto tutta questa lunghissima premessa? Perché quando si fa un pezzo di burlesque, quello che dovete capire è che non è che si fa per portare in scena qualcosa, lo si fa per se stessi, per dire qualcosa. Non è che io preparo dei pezzi di burlesque o uno spettacolo di burlesque perché già ho l'ingaggio, perché l'ingaggio mi arriva 15 giorni prima, una settimana prima, 10 giorni prima, qualche volta un mese prima dello spettacolo, ma abitualmente quello che sto facendo non dipende dall'ingaggio, quindi. Cioè io faccio il pezzo burlesque perché ho qualcosa da dire e poi spero che qualcuno mi ingaggi perché io possa metterlo in scena. Quindi bisogna fare l'arte per il piacere di farla, per esprimere qualcosa. Anche se non è un concetto importante artistico, anche se non dobbiamo cambiare le sorti del mondo, ma vogliamo dire soltanto qualcosa di ludico, di divertente, di carino. La cosa importante è che mentre lo facciamo per farlo, non per uno scopo, non perché ci devono guardare o ci devono applaudire o dobbiamo essere più brava di qualcun altra o perché c'è quel tale festival al quale voglio partecipare, sono in gara in un contest e lo voglio vincere. No, le cose si fanno per farle, per il piacere di farle. È chiaro che se io devo lavorare in uno spettacolo corale con altre persone, quindi devo scrivere uno spettacolo, cercherò di preparare dei pezzi adeguati allo spettacolo, oppure se devo partecipare a un contest, preparerò un pezzo o modificherò un pezzo che già ho in modo da renderlo adatto ad un contest, ma la base della creazione di una performance non deve essere mai uno scopo, deve essere solo un piacere, perché quando le cose si fanno per piacere e per amore, questo poi, quando le portiamo in scena, passa, la gente si entusiasma. Perché voi state trasmettendo qualcosa che va oltre il messaggio che volete dare, oltre l'esercizio che state facendo in quel momento. Voi state trasmettendo il piacere e l'amore per quello che fate. E allora fate le cose solo per il gusto di farle. Alla prossima pillola di burlesque. Mua!